Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo averli testati in live ieri sul mio canale, sulla piattaforma Viola, dove sono live tutti i giorni, da mattina fino a primo pomeriggio, vi porto appunto la review dei Future Star che sono usciti venerdì. Non vi ho portato la preview perché l'ho fatta su Instagram e poi anche perché aspettavo prima di provarli questi giocatori, perché di solito i Future Star sono un po' problematici, che quando li vedi sembrano tutti quanti dei fenomeni e poi spesso si rivelano dei pacchi, cosa che è avvenuta anche in questo caso, ma senza spoilerarvi troppo vi lascio al video e ai giocatori che abbiamo testato. Allora ragazzi, dopo averli testati tutti questi piccoli campioncini, tiriamo un po' le somme dei Future Star, le stelle del futuro, che secondo me, se questi sono i presupposti, ai ai ai. Partiamo da Adeyemi, non a caso, perché è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Costa tanto, ma costano tanto sia queste carte qua, sia un po' tutte le altre gameplay, e lo avete visto, il mercato sta un po' altino. Questo però ha un prezzo giustificato secondo me, sia dal rendimento, perché è uno di quelli che va meglio, e anche perché linka tanto Bellingham, che il Toti, insomma, facciamo fatica a metterlo altrimenti. È un 4-4, è mancino, pensate, io manco me ne ero accorto fosse mancino, perché col destro tira uguale, quindi nonostante non abbia 5 di piede debole sembra quasi avercelo. A finalizzare finalizza molto bene, lo testimoniano anche le 23 partite e 29 gol, e anche una facilità di assist nell'aiutare i compagni, infatti 12 assistenze non sono un parametro per niente banale, soprattutto considerando che non ha questi gran passaggi, ha 82 di corto e 80 di lungo. Poi per quanto riguarda 88 di finalizzazione, 87 di potenza tiro, secondo me li dimostra, ma vi ripeto, davanti la porta, soprattutto se fate i timed, becca delle belle conclusioni. 97 di agilità, 89 di equilibrio, pecca leggermente in reattività, però non si muove male, perché comunque c'è un body type discreto, essendo 1,77 m, la forza non è che lo penalizza più di tanto, e 86 di resistenza comunque ve lo fa durare praticamente per tutti quanti i 90 minuti e supplementari. Io onestamente gli ho applicato un cannoniere giusto per potenziargli tiro, dribbling e fisico, che è dove penso ne avesse più bisogno. Stile di corsa in questo caso abbiamo explosive, e io a sto Adeyemi, giocatore più da PS4 che da PS5, comunque l'ho provato più su PS5, gli do comunque un bel 8, onesto, perché mi ha colpito soprattutto anche per l'ibridabilità con Bellingham. Al secondo posto abbiamo Mykhailo Mudryk, un giocatore che, se si fosse chiamato Michele Mudricco, invece di costare 1,7 milioni, sarebbe costato probabilmente 300k, giusto perché ha la quinta skill. Un bidone. Non fatevi ingannare dalle 10 partite, 8 gol, 4 assist, ma piuttosto guardate poi nelle clip tutte le conclusioni che ha sbagliato e soprattutto quanto faccia fatica questo giocatore ad andare via in velocità. C'ha un body type pessimo, 1,75 m, nonostante abbia 94 di agilità e 84 di reattività e solo 61 di forza, non lo schiodi, non si muove, skilla malissimo, con 5 di skill, sì, vero, uno si aspetta grandi elastici, grandi reverse, insomma no, molto male, molto lento, molto macchinoso anche in quello. Vi ripeto, finalizzazione scadentissima, e soprattutto giocato da esterno, che poi praticamente è il ruolo che, insomma, uno vorrebbe far fare a questo giocatore qua, fa proprio fatica a prendere campo. Ve lo potete provare a inventare COC, ma il prezzo è totalmente fuori di testa e io lo strasconsiglio. 5 pieno NCSP, saluto a Franchi. Guardiol, 399.000, alto alto, 1,85 m, 3 skill, 4 debole, un giocatore che mi è piaciuto, un bel body type, abbastanza reattivo con l'L2, infatti c'ha un bel 76 di agilità e 87 di reattività, preciso negli interventi difensivi con in particolare il 90 di contrasto in piedi e il 90 di scivolata, discretamente automatico con l'84 in lettura difensiva, forte, aggressivo e anche dotato di decenti passaggi per quanto riguarda magari la fase di impostazione, e anche lui rientra un po' in quel discorso di vari link, Bellingham eccetera, e tuttavia sta ad un prezzo più che onesto, quindi stile d'intesa consigliato al solito, un'ombretta, visto che abbiamo in questo caso un lengthy di base, se con ombra gli rimane lo lasciamo con ombra, altrimenti al solito ancora eccetera, quindi lo stile di corsa lo andrei a lasciare sul lengthy. Gli diamo un 7,5, perché non mi è dispiaciuto. Sto Kalulu invece non è che mi abbia entusiasmato più di tanto, 1,84 m, normale alto. Ci sono tanti giocatori nel ruolo di Kalulu, anche nella stessa Serie A.
un po' di type un po' particolare, non mi sembra né carne né pesce, sinceramente. Sì, diventa lengthy con ancora, tutto quello che volete, però... Non so, mi è sembrato un po' incerto, soprattutto quando andava a fare spalla a spalla con gli avversari, nonostante abbia comunque 84 di forza, 86 di aggressività, non mi ha convinto appieno, per cui gli darei un 7 meno. Diciamo che preferisco i vari Bremer, Tomori, eccetera, se dobbiamo fare una scelta di Serie A. Gavi, un altro giocatore che secondo me non è malvagio, però il prezzo è un po' eccessivo, alto 4-4, diretto concorrente di Pedri, in questo caso qua, che però sappiamo avere anche la quinta skill. Però l'ho trovato molto presente, sia in fase offensiva che fase difensiva, perché quell'alto si sente una meraviglia. Palla al piede, discreto, infatti molto agile, ovviamente, essendo 1,73 m con solo 70 di forza, si muove molto bene. Ottimi i passaggi... Conclusioni che non sono il suo pane quotidiano di sicuro, però a centrocampo, nonostante abbia solo 70 di lettura difensiva, io l'ho trovato anche abbastanza presente e automatico. Per cui in un centrocampo a 3, secondo me, che possa essere un rombo o un 4-3-2-1, lui potete anche pensare di schierarlo. Un altro giocatore che pure mezzo non mi è dispiaciuto è Stovitigna. Classe 2000, 4 skill, 3 piede debole, anche il suo alto lo rende molto presente. Qui abbiamo una lettura difensiva 80, un buon passaggio sia a lungo che corto, un discreto tiro, 95 di agilità, palla al piede, questo si muove molto bene e diciamo che è una buona via di mezzo, magari se vi serve da linkare, non so, Mbappé, quei giocatori lì e non volete prendere né Verratti né Sanchez, quindi gli diamo secondo me come voto anche qua un 7-7 meno, prezzo tutto sommato onesto perché si piazza sotto Verratti e Sanchez che sono più forti di lui. Però lui, qualità-prezzo, se lo porta a casa. Ultimo giocatore, Singo, sul quale sarò telegrafico, perché sinceramente c'ha un body type veramente grave. 1,90 m è enorme, e quel 90 di velocità non lo sentite mai, quindi ogni volta che vi puntano sulla fascia dove sta Singo, un giocatore veloce, non lo riprendete più. Quindi, sebbene sia appunto gravemente penalizzato da questo problema qua, si aggiunge anche il fatto che gli hanno dato 91 di agilità e 87 di forza, quindi questo robo non può diventare neanche lengthy, quindi proprio bocciato. Capisco che vi poteva intrigare perché vi linka Fofana, però se lo volete mettere non vi aspettate grandi cose, gli do proprio un 6 risicato di stima. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere innanzitutto se questo nuovo modo di portare la review vi piace, senza quindi dedicare spazio a clip e poi a recap, ma fare tutto insieme con le immagini che vanno dietro. Poi vi ricordo di farmi sapere o inoltre quale giocatore più vi è mancato in questo team 1, perché poi sappiamo che ci sarà un team 2. Dal vostro Liberoschi è tutto, un saluto, buona domenica e a presto, ciao!